Buongiorno Umberto, come stai? Ciao, buongiorno. Bene, bene. Non vorrei buttarla sul come siamo vecchi, ma sono 41 anni che ci conosciamo. Siamo conosciuti nell'80 in CGD e io ero il tuo ufficio stampa. E chi l'avrebbe mai detto che 41 anni dopo ci saremmo trovati a chiacchierare invece che di persona con questo modo che perlomeno ci permette di chiacchierare, ma non è la stessa cosa. No, è vero, no. No, no, ho un gran ricordo di te, mi ricordo, erano tempi fantastici. Eravamo tutti più giovani e più contenti, forse. Eh sì, beh, non ce ne siamo accorti però, eh. Però abbiamo avuto la fortuna di vivere forse uno degli ultimi grandi momenti dell'industria musicale. Sì, questo è vero, è quello che dico sempre. Ho sempre detto che secondo me è stato veramente un privilegio riuscire a vivere quegli anni, dagli anni 60, 70, 80, dove si è creato tutto quello che si poteva creare a livello di emozionale di musica nel mondo. Senti, parliamo subito della ragione primaria per la quale ci siamo incontrati, che è questo concerto, se possiamo chiamarlo concerto, o comunque un'esibizione che verrà trasmessa via internet da Monte Carlo, Sì. giusto? Sì, è un concerto che mi sono inventato per cercare un modo per poter aiutare i miei musicisti, il mio staff tecnico. Sono tante famiglie che sono state dimenticate, così come tutti quelli del nostro settore musicale in questo lunghissimo periodo di questo disastro che stiamo vivendo. E mi sono inventato questo concerto acustico, che peraltro sono molto molto felice di fare, perché ho riscoperto, appunto, cercando le canzoni da poter proporre in questo evento, ho ricercato tra le varie cose del mio catalogo canzoni che non ho neanche quasi mai fatto nei live. Mi sono riscoperto, ho riscoperto qualcosa che non mi ricordavo più e che mi sembra anche molto forte. Quindi ci saranno dei titoli che sicuramente incuriosiranno chi ha seguito la mia carriera, ma non ha sentito questo genere di canzoni. Poi io ti farò qualche domanda appunto sulla tua carriera, perché tu hai scritto un'autobiografia nel 2009, che però non ho qui con me in Francia in questo momento, e in prospettiva, nell'idea che tu possa prepararne un aggiornamento, magari tocchiamo qualche punto che in quella biografia non avevi sfiorato. Ma torniamo allo spettacolo da Monte Carlo. Sarà in acustico, giusto? Sì, in acustico, piano, piano chitarra, e con me avrò pochissimi elementi. Che sono il percussionista Daniele Leucci, Elisa Semprini, violino e cori, e sassofonista mio Gianni Vancini, Janez, che abitualmente, insomma, collaborano con me da molti anni per i tour. Come l'avete preparato? Anche quello da remoto? Le Non prove? l'abbiamo ancora preparato, lo stiamo allestendo via così come stiamo facendo io e te l'intervista, e lo stiamo mettendo in piedi in questo modo. Io propongo i brani e loro suonano, insomma, quello che sentono in questo genere di atmosfere molto molto acustiche che andremo a fare. Quindi sarà anche la dimostrazione del fatto che, a dispetto di quello che si dice adesso, che il sound e l'arrangiamento prevalgono sulla melodia e sull'interpretazione, invece le canzoni che possono restare restano anche se sono poco vestite o se sono vestite in maniera diversa. Sì, stanno a piedi da sole, infatti, perché è la cosa della quale mi sono accorto, appunto, ripassando gli accordi, i testi. È qualcosa di molto bello, perché fa parte di un periodo che purtroppo non c'è più,
ma fondamentalmente noi della nostra generazione abbiamo sempre creato e composto le nostre canzoni o con la chitarra o con il pianoforte. Ecco, non avevamo internet e meno male perché forse abbiamo sicuramente creato qualcosa di più originale. E quindi, cioè, insomma, mi sono reso conto che, vabbè, non solo io, sono molti artisti italiani che hanno un grandissimo repertorio e quindi diciamo, una situazione in acustico che penso peraltro possa essere un nuovo futuro prima che si possa ritornare agli assembramenti dei grandi posti per i concerti, cioè può essere l'unica via per poterci riproporre musicalmente di fronte a un pubblico sicuramente inferiore, bastano 200-300 persone per poterci, diciamo, divertire e riuscire a far lavorare i nostri musicisti e i nostri tecnici. La questione del repertorio è abbastanza evidente, è stata abbastanza evidente quando tu sei stato ospite a Sanremo, ma anche quando, per dire, l'anno scorso sono stati ospiti Ricchi e Poveri. Gente come voi, si fa fatica a concentrare in 7-8 minuti un florilegio di successi. Eh beh, sai, siamo stati fortunati e privilegiati sotto questo aspetto perché abbiamo sicuramente fatto delle canzoni molto popolari e quindi le canzoni popolari le puoi riproporre anche, voglio dire, anche dopo 20-30 anni, rimangono tali. Ma tu pensi dovessi scommettere 5 euro sul fatto che alcuni dei grandissimi, grandissimi, insomma, dei successi oggi contemporanei, pensi che fra 40 anni qualcuno li canterà ancora? No, ma neanche fra 40 ore. Impossibile. È impossibile, è impossibile. Io fra l'altro ti devo un ringraziamento perché tu hai partecipato a quell'iniziativa sul cielo è sempre più blu che avevo inventato io l'anno scorso e mi ha fatto molto piacere sentire anche la tua voce insieme a quella. Grazie, grazie. Senti, secondo te, quale potrà essere, o se a te è capitato di assistere a spettacoli musicali via internet, qual è la differenza che li rende meno emozionanti, meno soddisfacenti dell'equivalente in presenza. Ma io guarda, ti giuro, è il mio primo esperimento di questa natura e mi sono sempre rifiutato di farlo in questo lunghissimo periodo che siamo a casa, però credimi, la motivazione che mi ha spinto a farlo, però penso che sia l'unico e ultimo, della mia vita, perché io se non ci sono 10 persone davanti, cioè non sento proprio, hai capito? Già faccio molta fatica. Così come abbiamo fatto, pur divertendoci per carità nel live di Sanremo, però è molto faticoso, sai, per chi suona. Beh, a Sanremo devo dire che sono stati molto bravi Fiorello e Amadeus a riuscire a condurlo questo festival perché credimi, dal palco, tu poi ne sai qualcosa anche più di me, da quel palco lì non vedere nessuno sotto è una tristezza, cioè, ti devi inventare, immaginare le folle che non esistono. Senti, volevo, già che stiamo parlando di Sanremo, quando sei andato con Si può dare di più, tutti noi che, con Enrico e con Gianni, tutti noi abbiamo scritto che era il tuo debutto sanremese, ma tu non c'eri già stato con La strana società? Non eri già più nella strana società quando il gruppo è andato a Sanremo? No, io non credo, non ricordo, no, no. No, Era nel caso sarebbe stato il teatro del Casinò e non l'Ariston. ah, no, 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 no. Io suonai con loro un anno e mezzo, giù di lì, credo. Però non facemmo, almeno io non Non facevo te lo musica. ricordo, perché ho trovato un video, ma non si capisce bene. La canzone era Andiamo via. È probabile che avessimo fatto un disco per l'estate, questo forse è probabile a Saint-Vincent, credo, eh? Credo. Quando ancora c'era Saint-Vincent. Sì.
Senti, stamattina, mentre preparavo un po' di domande curiose per te, mi sono riascoltato, un esperimento curioso che tu hai fatto qualche anno fa di musica quasi tutta, strumentale, una specie di lounge che si Allora, chiamava Heterogen Project. sì. A te quanto tempo è che non capita di riascoltarlo? Moltissimo, moltissimo, perché io peraltro le cose mie non le riascolto, tu dovresti saperlo perché abbiamo vissuto insieme anni d'oro. Io ho appena finito di registrare le cose, obiettivamente non mi risultano più interessanti, non le riascolto. Per cui, se no, come in questo caso, ho dovuto farlo per montare un repertorio come quello che andrò a fare adesso, questo concerto del 10 aprile. Ma obiettivamente le cose mie del passato, insomma, non, così come i video, le cose, cioè, sono per me... Sono abbastanza, voglio dire, passate, non mi interessa più neanche risentire o rivedere. Non ho mai amato, peraltro, rivedere me stesso nei video, nei programmi televisivi, per carità. Nello splendore dei 30 anni, no? No, ma che splendore, è vergognoso, ci sono certe cose che sono ancora vergognose, mi risultano. Però in ogni caso, dai. Specialmente un certo abbigliamento che all'epoca insomma portavo. Ma però al di là di questo no, non l'ho più risentito, Terry O'Shea. No, non l'ho più sentito. Quindi non ti capiterà prossimamente di ritentare un esperimento di questo genere. No, ho Chi lo sa? fatto in questo periodo di astinenza dai concerti, ho scritto un sacco di cose a casa. Che non so quando usciranno, cosa si farà, non si sa niente, però tanto ce le ho. E tra queste ho fatto anche alcuni brani solo strumentali. Sì, mi sono divertito a fare anche questa cosa, però non, così, non lo so, teniamo qui.